Eccellenza, innanzitutto grazie per questa opportunità che lei ci offre questo pomeriggio. Lei ha relazionato una storia di santità, testimonianza e profezia nell'ambito degli 800 anni della presenza francescana in Calabria. Ecco, la mia domanda è questa: la Calabria è stata terra di santi, non solo terra in alcuni momenti, così come portano le cronache, parlano del male affare. Ecco, io le chiedo questo: quale futuro del francescanesimo qua in una società che è multietnica e che sta cambiando continuamente, alla luce anche di tutti questi arrivi con religioni un po' e credi diversi? Il carisma di San Francesco ben si addice, diciamo, alla relazione e al dialogo con tutti, con le persone. Dove c'è un uomo è appropriato ed è utile la presenza dello spirito francescano. Pensiamo un momento all'incontro di Francesco col sultano, pensiamo alla ricezione dei francescani da parte delle popolazioni nel passato, ma ancora oggi. Dove sono i francescani oggi? La gente li vuole bene e immeritatamente da parte nostra. Perché? Perché hanno questo modo di relazionarsi, di attenzione, di simpatia, di allegria, che diciamo viene riconosciuto e accolto dalla gente. Ecco, secondo me è questo oggi ciò che ancora bisogna continuare a fare. Ovviamente in questo non lo si fa perché si è simpaticone, perché si ama il Signore e lo si vede presente in tutte le persone. Ecco, se i francescani e i cristiani nello spirito di Francesco d'Assisi vivranno questo, sarà facile relazionarsi con immigrati, con poveri, anche con gente di malaffare, perché è l'approccio, diciamo, che ci ha insegnato San Francesco, che crea ponti e che aiuta anche a capire quelli che sono i valori che Gesù ci ha dato. Quindi un messaggio di speranza è sempre attuale. Sempre. Dovunque ci sono i francescani, lo spirito francescano, diciamo, è possibile vivere in pace e diciamo, stabilire appunto relazioni di concordia, di amicizia e di condivisione. Padre Urdaga, lei è un esperto in spiritualità francescana e ha trattato il tema, il francescanismo in Calabria, segno e profezia di un nuovo umanesimo. E ha detto una bella frase che io mi sono voluto appuntare: l'impegno francescano, l'impegno che diventa concretezza, l'uomo non nemico ma fratello. E poi ha tirato anche un interessante messaggio che San Francesco con il Cantico delle Creature ci ha lasciato, che è appunto un po' il messaggio che adesso chiamiamo messaggio ecologico. Ecco, vorrei che lei ci parlasse un po' di questo, ecco, di questa attualità. Intanto Francesco, poiché era una persona riconciliata con Dio e con se stesso, chiaramente anche con tutto quello che lo circondava, con la natura, con il creato, si sente strettamente unito e chiama tutte le creature fratello e sorella. Ecco, allora questa è la grande anche novità di Francesco, no? La fratellanza universale che con i suoi simili, ma anche con tutto ciò che lo circonda. L'uomo non dominatore, non proprietario, ma custode. Si è custodi delle creature, di coloro che Dio ci ha affidato, siano esse uomini oppure la natura, le creature del creato.
lei poi ha espletato un altro concetto bellissimo, Francesco come uomo della restituzione. Ecco, vorrei che lei ai nostri telespettatori ci dasse qualche ragguaglio maggiore in tal senso. Sì, la restituzione è quando tu non ti appropri di quello che hai ricevuto in dono, siano essi talenti, siano essi capacità, siano esse anche stili, no? Di vita, eccetera. L'espropriazione di Francesco è quella che poi si definisce povertà, ma ecco, ci si può espropriare per arricchire gli altri, no? Non è un impoverimento, ma è un riconoscere che tutto viene da Dio e allora come dono si condivide. Il messaggio quindi francescano rimane sempre attualissimo, specialmente in questo momento di accoglienza di persone multietniche che si spostano un po', come è successo nelle tantissime migrazioni. Sì, sicuramente sì, ed è un messaggio che non impaurisce, perché parte dalla considerazione di essere non superiori agli altri, tant'è che Francesco per i suoi frati ha scelto il nome di fratelli minori, no? Ecco, quello di far mettere il fratello nella condizione di essere alla pari, no? Senza un atteggiamento di dominio e di dominazione degli altri e dell'altro. E questo penso che oggi può essere la password, ecco, la chiave proprio per riuscire a dialogare con uomini e donne di diversa cultura, di diversa estrazione sociale, di diverso credo religioso, eccetera. Guardare sempre quello che unisce, mai quello che divide. Don Emilio Antonio Salatino è docente presso l'Istituto di Scienze Religiose San Francesco di Sales qui a Rende. Nel presentare questa interessante giornata di studio sugli 800 anni della presenza dei francescani in Calabria, lei ha parlato di 350 conventi che erano presenti, diciamo, in tutti questi secoli, che adesso si sono notevolmente ridotti, eccetera. Ora io volevo sapere il punto delle vocazioni e quanti conventi, eventualmente non il numero esatto, certamente sono ancora attivi e presenti qua in Calabria. Beh, i conventi si sono notevolmente ridotti. Abbiamo avuto questa espansione massima prima del 1650. Già nel 1650 con il Papa Innocenzo X ci fu un ridimensionamento. Le piccole comunità che avevano difficoltà anche a sostenersi vennero già soppresse, quindi già allora ci fu un primo ridimensionamento. Poi abbiamo avuto il terremoto del 1783, che soprattutto nella Calabria ulteriore, quindi le attuali province di Catanzaro, Vibo e Reggio Calabria, portarono alla scomparsa della quasi totalità dei conventi. Quando c'è stata una certa ripresa è arrivata la soppressione francese, nuovamente si è riaperto qualcosa, è arrivata la soppressione italiana del Regno d'Italia e quindi in pratica quello fu l'elemento che portò quasi alla scomparsa dei conventi. Alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento ci fu una prima ripresa, però sempre limitata. Per esempio alcune famiglie francescane, pensiamo al Terzo Ordine Regolare, non si impiantò più in Calabria. I conventuali stentarono a rientrare in Calabria, molto tardi rientrarono, attualmente sono tre o quattro comunità. Quindi ecco, oggi c'è una presenza molto limitata del francescanesimo. Questo deriva anche dalla carenza di vocazione, ecco. E qualora, ecco, come si fa a conoscere se una persona appunto è vocata a mettersi a disposizione per il prossimo sacrificando il proprio essere? Beh, la vocazione è un dono di Dio, quindi come tale, ecco, a noi
l'impegno di saper custodire e coltivare questo dono di Dio, quindi innanzitutto nelle famiglie. Il problema oggi non è tanto nella mancanza di vocazione alla vita religiosa e sacerdotale, quanto oggi è il problema della mancanza di Dio nelle famiglie. Abbiamo una grossa fetta di famiglie per le quali Dio non esiste, Dio non c'è, è completamente espulso dalla loro vita quotidiana. Allora in questo ambiente è molto difficile riuscire a percepire i segni di vocazione, i segni di una chiamata alla vita religiosa, al sacerdozio o anche alla vita religiosa femminile di un ragazzo, di un giovane, di una ragazza, di una giovane, e poterlo poi discernere. Ecco, il problema oggi è proprio questa, la famiglia che ha espulso Dio dalla propria quotidianità. Don Cesare, lei è arciprete a Bisignano. È stato detto stasera nel corso di questa splendida giornata di studio sugli 800 anni di presenza dei francescani in Calabria che a Bisignano c'è un convento, e questo convento, la presenza dei francescani è stata ininterrotta. Lei come sacerdote, a questo punto io che sono un estraneo posso pensare, ma questa è una terra, è un'oasi di pace, anche perché Bisignano ha dato anche un santo, Sant'Umile. Ecco, volevo sapere il suo punto di vista. Allora, buona parte del mio punto di vista è stato espletato e sintetizzato nella prima giornata di studio, che non a caso è stata proprio celebrata per volontà di Don Emilio Salatiro, che ha coordinato i lavori proprio nella città e nel convento di Bisignano. La presenza francescana in Calabria, e nello specifico a Bisignano, è stato ripreso da più voci in queste giornate di studio. Per quanto mi concerne, ho voluto evidenziare gli aspetti non tanto della spiritualità, ma più che altro gli aspetti artistici, gli elementi architettonici, anche le sculture che fungevano da avevano la funzione di decorazione architettonica, anche i capitelli, il portale della cattedrale, che rappresentano un po' gli ordini mendicanti, gli ordini minori, non soltanto francescani. Il sindaco Fucile ha evidenziato un elemento molto importante, come a Bisignano la cultura francescana si sia ramificata in più diciamo cellule, diciamo così, in più spiritualità, all'interno dell'unica spiritualità diverse correnti, diremmo nel gergo politico. Ci sono i frati minori, ci sono stati i frati cappuccini, recentemente abbiamo riaperto al culto la chiesa di Santa Maria degli Angeli, che è molto bella. Il territorio tutto, non solo di Bisignano, la zona cretense, pensiamo anche alla chiesa di Sant'Antonio lasciata nella chiesa di Luzzi, le pale d'altare che sono state ben conservate, quindi un patrimonio di arte e di spiritualità che ha inciso molto nel territorio. E poi naturalmente questa presenza ininterrotta fa di Bisignano una terra da guardare con benevolenza. Questo naturalmente non so, ci gratifica, ci onora, ma come dico io sempre ci responsabilizza, perché avere una spiritualità ancora rigogliosa ci spinge innanzitutto a conservare il patrimonio storico-artistico, il patrimonio spirituale, cominciare a pensare. Certo, gli sforzi li stiamo facendo sia come parrocchie sia con i frati, ma naturalmente dobbiamo anche puntare alla promozione vocazionale, che presto Bisignano possa dare nuove vocazioni. Ha avuto tanti sacerdoti santi, sacerdoti zelanti che hanno lavorato, hanno vissuto nel territorio, hanno promosso la loro terra, l'hanno voluta bene. E allora queste giornate di studio ci hanno fatto guardare al passato, ci responsabilizzano per il presente, ma ci devono dare la linfa e la forza per una maggiore sinergia e per poter dare il meglio da qui in avanti. Grazie. Professore, abbiamo avuto il piacere di ascoltare un'interessante giornata di studio sugli 800 anni di presenza francescana in Calabria. Ecco, vorrei il suo punto di vista come laico. Beh, è stato un incontro molto, molto suggestivo, molto ricco di evocazioni. Sia il Vescovo, sia Frate Murdaca ci hanno offerto parecchi spunti. Nelle parole del Vescovo, come dire, ritroviamo il segno degli anniversari, no? Che
non è semplicemente una memoria cronologica, ma sono avvenimenti puntuali che si riverberano nella lunga durata. Gli 800 anni della regola francescana sono un ritornare a tutto il lavorio che c'è stato nella discussione sulla regola come formazione dell'identità e della consapevolezza del frate minore di questa sua identità. Per dire solamente un punto, io penso che questo sia un uso corretto della storia. Ecco, come diceva anche Don Emilio e Salatino, non si tratta di fare archeologia, ma di rendere vivente il passato nel linguaggio dell'oggi. E il discorso che ha fatto frate Murdaca con la realtà della sua pastorale e quotidiana ha mostrato che non si tratta di concetti astratti e fissati, come dire, solo in un linguaggio accademico, scientifico, colto, ma anche nella pratica missionaria e del frate minore oggi. Quindi il messaggio francescano, sono passati 800 anni, ma rimane e sarà sempre attuale anche per il prossimo futuro. Assolutamente, come del resto il messaggio cristiano. All'interno della grande ondata del messaggio cristiano, il messaggio francescano si caratterizza per una sensibilità particolare, ma sempre all'interno delle stesse coordinate di lunga durata, ed esprime un modo di renderlo vitale. E Gesù, tra le altre cose, dice: io sono la vita, io sono la verità. Ma appunto la verità non è quella adagiata in un testo scritto, ma nella vita. E il messaggio francescano serve a rendere vivo, secondo le circostanze, quel messaggio. Quindi, per quanto ci siano pochi frati, tuttavia la vitalità permane. Grazie. Padre Antonio, so che lei ha amministrato il convento a Bisignano in un ruolo che rientra nei vostri, diciamo, nelle vostre attività. Ecco, le volevo chiedere, Bisignano ha avuto una presenza ininterrotta di francescani. Ecco, a che punto siamo adesso, oggi come oggi, con le vocazioni? E il futuro di questo convento eventualmente? Allora, a me piace un altro termine rispetto a quelli che tu hai usato, no? Noi non amministriamo, noi a nome della comunità, no? Conduciamo la vita, è vero che per noi si basa sulla regola francescana, no? Ed è sempre, diciamo, un alternarsi, no? Di presenze e di modalità. Ora, qual è stato, diciamo, l'intento? Io ho ereditato da padre Modesto, uno dei grandi, diciamo, frati che ha promosso per il processo di canalizzazione di Sant'Umile, ho letto l'amore a Sant'Umile e l'amore a Bisignano. Per me sono, come ha messo in luce bene per noi, per me Bisignano è un luogo che deve crescere. Un po' dipende anche da noi frati, no? Far crescere, avere la storia spirituale e umana di Sant'Umile. Per il bene di Bisignano, della Valle del Crati, ma anche della Chiesa, è vero. E studiando in questi ultimi mesi, mi sono accorto che di Sant'Umile se ne è parlato nel 1900, è vero, più fuori che dentro. Se ne è parlato in Francia, in Belgio, in Olanda, in Germania. Sono stato attratto da questa figura, che è simile, io dico sempre, simile a quella del padre San Francesco d'Assisi. Ecco, noi abbiamo avuto la gioia di avere questa storia, questa esperienza che dobbiamo perché spolverare e rappresentare. Certo, la prima presentazione è la vita mia dei frate, che dovrei dare a Bisignano, la stessa importanza che date a Sant'Umile, un luogo di preghiera, luoghi di accoglienza, luoghi che è vero, così cerca umilmente, semplicemente il rapporto con la gente. Io quante volte ho detto, a me mi sembra che Sant'Umile ancora cammina per le strade di Bisignano, soprattutto del centro storico, no? E bene, sollecitandoci tutti, frati, clero e abitanti
devi segnare, no? A non dimenticare questa storia spirituale e umana che ancora c'è tanto da insegnare. Grazie. Grazie, grazie. So che questa è una seconda giornata di studio sugli 800 anni di presenza francescana in Calabria. Una prima giornata è stata già espletata una decina di giorni fa e so che lei ha condotto e ha sviluppato un'interessantissima relazione. Ecco, vorrei che lei la partecipasse ai nostri ascoltatori. Sì, buonasera. Questa in effetti è la seconda giornata. La prima è stata a Bisignano domenica scorsa e ha riguardato la memoria, cioè la storia del francescanesimo, come è nato il francescanesimo in Calabria. Un argomento, diciamo, che non è supportato da una documentazione certa e precisa. Le date sono un po' contestate e abbiamo molti indizi su questo punto. La mia relazione è stata quella di cercare un po' di mettere ordine a questi indizi, partendo da quello che è il più certo, la fondazione del protoconvento di Castrovillari e poi Cosenza. Da qui poi si dipana tutta la storia francescana, almeno nella Calabria Citra, da documenti, da testimonianze, basandosi su un fatto, o meglio, su come dire, una... sulla memoria, perché la memoria nei fatti storici, specie quando poi non è supportata dai documenti, da testimonianze scritte, la memoria è un elemento importantissimo. La memoria a Bisignano, per citarne solo uno dei conventi che ho trattato, il mio di convento, la fa risalire al 1222. Se nella storia la memoria conta qualcosa, vuol dire 800 anni. In effetti, continuativi. Di presenza francescana. Mai abbandonata, sì. Nello stesso sito, cioè il nostro convento, ha 800 anni. Avevamo anche in mente di fare un anno giubilare, poi con le vicissitudini, le contingenze del momento, poi l'idea è stata abbandonata, anche perché poi c'è stato il giubileo della cattedrale di Cosenza, la nostra è stata un po' come idea abbandonata, però nulla è perduto, perché noi abbiamo, come dire, due date, 1222 e 1223. Chissà che nel 1223 non possiamo indire l'anno giubilare per Bisignano.